Will, tutto bene? Sì, sì, è solo che... Cavolo. Cos'era quello? Oh, uno sciame di robot delle pulizie. Forse. Delle pulizie? Oh, non lo so. Stai bene? Scusa se ho sparato. Sì, pensavo che fossi quel mostro orrendo che abbiamo... Visto! Abbiamo visto robot pulitori, per sbaglio, da lontano. Io sono Groot. Diamo una favola. È fuggito appena ci ha visti, vero Quill? Io sono Groot. Anch'io sì. Sono felice che tu stia bene. Sì, una strana creatura volante, niente di cui preoccuparsi. Oh, e a proposito di creature strane, scommettiamo che la squadra verde ha problemi di parcheggio? Beh, per oggi basta con le scommesse. Sì, hai ragione. Raggiungiamo il punto di incontro. Io sono Groot. Nessuno, era solo una scusa per sparare in giro. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Shosha. Siamo tornati con Guardiani della Galassia. Proprio occhi nel punto aperti, in cui ci siamo salutati nell'ultima puntata. Ho un sacco di cose da dire, ma prima fatemi ringraziare tutti quanti per il supporto che avete lasciato alla primissima puntata. Questi parlano tantissimo. Grazie ragazzi, continuate a lasciare tanti mi piace e a condividere il video agli amici. Però, fermi tutti, e lo so che l'avrete pensato tutti, sì, quella era proprio una gemma dell'infinito, la gemma gialla, la gemma del potere. Che cosa me lo fa pensare, anche se non mi aspettavo di vederle introdotte così, de botto. Peter non è riuscito a tenerla in mano, o meglio, ci è riuscito, ma per poco. Noi sappiamo che le gemme dell'infinito possono essere tenute in mano solo da personaggi con un grandissimo potere. E quindi da un certo punto di vista è andata bene che ci è arrivato prima Peter e non Rocket, che forse sarebbe finita male, eh. Tutto questo ragazzi mi mette una certa curiosità nel cercare di scoprire a questo punto qual è l'origine di Star-Lord in questo universo, non tanto del personaggio, perché ve ne andrò a parlare nel video, chi è il padre. Però ragazzi, il discorso legato alle gemme dell'infinito lasciamolo un attimo lì. Io mi sono andato però a leggere un po' di backstories per quanto riguarda il mondo, la lore del gioco. Vale la pena, visto che siamo nella zona di quarantena, no? Questa zona dove sono raccolti tutti i detriti della grandissima guerra che ha visto protagonista la galassia, no? Contro i Chitauri. Sapevamo che a capo dei Chitauri c'era Thanos, il titano pazzo. Qui scopriamo che sono stati sconfitti dall'unione congiunta dell'impero Kree e della flotta della resistenza. Ho detto, questo è un universo a parte creato solamente per il videogioco, quindi non per forza deve essere uguale o deve seguire quelli che sono i dettami del fumetto. E ce n'è uno che ha catturato particolarmente la mia attenzione ed è Drax il distruttore, perché la base è la stessa, ovvero Drax ce l'ha a morte con Thanos perché gli ha ucciso la figlia e la moglie. Ma in questo momento della storia, guardate qua che è successo, consumato da una furia sanguinaria, Drax ha giurato di uccidere Thanos o morire nel tentativo. Gli è attribuito il merito della morte del titano pazzo, ma le ferite subite nel corso del combattimento l'hanno reso paranoico e affermano alcuni psicopatico. Quindi capite ragazzi, alla fine della guerra sembrerebbe che Thanos sia morto e questa morte viene data a Drax. È stato importante per la sua scarcerazione. Quando è stato rilasciato dalla prigione ha joinato i Guardiani della Galassia. Molto molto interessante. Ecco perché ragazzi odia Gamora. Comunque non c'è sto grande rapporto, perché Gamora ovviamente, essendo la figlia di Thanos, anche qui
a livello di origine è molto simile al fumetto e al film, cioè Thanos ha cresciuto sia Nebula che Gamora secondo i propri dettami, no? Cioè cercando di renderle delle assassine devastanti, ce l'ha fatta, però allo scoppio della guerra Gamora ha deciso di allearsi con la Resistenza. Qui addirittura si parla di Richard Rider, che sarebbe il supereroe noto come Nova, che tra l'altro fa parte dei Guardiani della Galassia originale, ma questo ne parleremo, vabbè. Però qua ci dice, non è chiaro come mai abbia deciso di entrare a far parte dei Guardiani della Galassia. Posto ragazzi che, secondo me Thanos non è morto mai, o comunque, cioè, nel mondo dei fumetti, cioè, insomma, nessuno muore davvero, a parte Zio Ben, che abbiamo trovato qua. Groot, costume trovato, Guardiani della Galassia. Ah, cioè abbiamo il costume originale dei Guardiani. Del film? Sì, io sono Groot. Forse quasi quasi è pure più bello, però vabbè, per il momento ragazzi manteniamo quello originale. Vabbè dai ragazzi, dai, riprendiamo. Questo era importante perché io vi ho detto, voglio farvi dei momenti didattici ad hoc, parlarvi delle differenze anche tra il fumetto e questo videogioco. Per esempio Peter Quill, il nostro Star-Lord, ha una origine completamente diversa rispetto ai fumetti e... Vabbè, il film lasciatelo a parte ragazzi, però dai fumetti. Star-Lord... Ehi. Avete messo la Milano in un posto sicuro? Ragazzi? Forse si sono stufati di starti a sentire. Questo posto dà i brividi. Vi dicevo, Peter Quill diventa Star-Lord nei fumetti in una maniera un po' diversa rispetto a quello che abbiamo visto, beh, qui nel gioco, dove prende il nome da una band fittizia, oppure da quello che avrete sicuramente visto nei film. Ecco, nei fumetti Peter arriva nello spazio tramite la NASA. Non ci dovremmo soffermare troppo sul padre per non spoilerare quello che potrebbero essere delle tematiche importanti per il passato e per lo sviluppo del personaggio. Non lo so, perché poi dobbiamo vedere quello che hanno creato per questo videogioco. Per esempio non sappiamo nel videogioco come Peter sia arrivato nello spazio. Ecco, nei fumetti ci arriva attraverso la NASA, perché dopo che appunto la madre viene uccisa da degli alieni, fa tutto il percorso nella NASA fino ad arrivare nello spazio e poi da lì parte tutta la sua storia. È diverso ragazzi. Invece nel film viene rapito da bambino da Yondu, la mamma muore perché è malata, poi si scopre tutta la storia in Guardiani della Galassia 2. È bello lo stesso ragazzi, a me il film piace tantissimo. Le coordinate dell'incontro sono di là, dobbiamo superare prima i detriti. Cerco un passaggio laterale. Groot dice che forse c'è qualcosa dietro quei rottami. Quali rottami? Ah, quei rottami. Ok, vediamo un po', eh. E però chi la sposta? C'è una porta dietro a quel grosso affare. Aiutatemi a spingerlo. Andiamo. Concentriamoci sulla storia, poi ne parliamo, ragazzi. Guarda che meraviglia. Io sono Groot. Un tavolo. Questo è un vecchio banco da lavoro modello T. Non li fanno più così solidi questi aggeggi. Ehi, Quill, vediamo se questa bellezza funziona ancora. Potrei ripararci la tua roba. Passami quel pezzo. Oh oh, banco da lavoro. Con l'aiuto di Rogat usa il banco da lavoro per costruire gli accessori. Sì, 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 assolutamente. Ok, vediamo. Detto fatto. Perfetto, possiamo scansionare i nemici. Ragazzi, datemi qualche puntata per capire come intromettermi, perché parlano talmente tanto che so io che mi intrometto. Tra una battuta e l'altra, perché voglio approfondire, perché c'è tanto da dire, ci sarebbero tanti collegamenti. Possiamo passare di là se distruggiamo questa roba. È bello carico, eh. Oh sì, perfetto. È piaciuto, eh. Grazie per il potenziale. Ricarica rapida? Sì, vabbè, ho fatto... Lo sapevo già, ragazzi, vi ricordo che ho provato il gioco. Va bene, possiamo andarcene da qui. Oh, dopo di te. No, prima tu, io ti copro le spalle. In mancanza di palle, coprirsi le spalle. Sembra un po' malfermo. State lì un secondo. No. Oh, che cacchio è sto robo? Questo posto è pieno di schifezze. Levati! Sì! Ho compagnia qua sotto! Aspetta un attimo! Noi cerchiamo un'altra strada! Ah, è molto vulnerabile agli attacchi corpo a corpo! Boom! È un piacere prendere a pugni questi affari! Dici, eh? Vabbè, ma li meno allora! Ehi! Arriva! Eh sì, ma se sono in 2000! Oh no! Un'altra mostruosità in meno! Quell'affare è davvero disgustoso! Sì, sono veramente brutti, ragazzi. Cavolo, Rock,
Rocket, che cosa ti sei perso? È stato uno spasso! Squadra Rocket! Oh, finalmente! Vi avevamo persi! In quella nave c'è qualcosa che interferisce con le comunicazioni. Già, qui c'è qualcosa di strano! E quello è caduto in un altro buco! Ancora? Sto parcheggiando la Milano, ma Drax è uscito a cercarvi. Potreste trovare Quill prima di noi! Stiamo cercando di raggiungerlo! Ragazzi, dobbiamo migliorare il nostro gioco di squadra! Io non sto giocando! Ti troverò, Peter Quill! Descrivi i tuoi paraggi! Metallo vecchio, attrezzatura vecchia, tutto vecchio. Ok. Chissà se Rocket sa che roba è. Sembrerebbe un potenziatore. Voi avete avuto fortuna? Controllo spinale. Peter, fai un po' di rumore, così ti trova. Drax! Drax! Ehi, se proprio devi urlare, puoi mettere in muto la radio? Peter Quill, ho individuato vecchie attrezzature, ma non ti vedo. Tutta la nave è vecchia. Questo non aiuta la mia ricerca. Eccolo il buco. Allora, ragazzi. Oh no. Mossi veramente bruttissimi. Uccidilo, i vecchi del pensiero. Non si stordirà facilmente. Eccolo! Nasconditi dietro di me, ti proteggerò! Non se ne parla proprio! Ti proteggerò addirittura! Vai, distruggimi! Vedete, ragazzi, a che serve uno che stordisce? Drax è un lottatore resistente e può affrontare più nemici alla volta. È specializzato nello stordimento. Benissimo. Ora, ragazzi, è il nostro momento. Giusto ritardo potrei scommetterci. Io non ho la mia abilità, ragazzi. Eccola. Cominciamo a volare. Beh, a parte adesso non è più stordito, quindi. Ma è sbalorditivo, ma è strabiliante. Ora sì, che si ragiona. È uno scontro del tutto impari, non hanno alcuna speranza. Peter, Drax, dove siete? Sono spari quelli che sento. Direi di sì. Lasciate divertire anche no. Me. No, non è un problema. Non sarà facile spezzare le sue difese. Vai, 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 pensaci tu. Eccola Gamora. Tocca a me. Ok. Vediamo Gamora che fa. Colpo letale. Mamma. L'ha ucciso. Come uno spiedino. È un abile assassino e lo sapevamo. Capite, ragazzi? Bisogna fare le combo. Cioè, quando impareremo a giocare bene, sarà assurdo sto gioco. Andate allora! Noi arriviamo! Facciamo solo una sosta! Ho lasciato la Milano vicino all'ultimo martello. Andiamo di là e intanto vi è la mia bimba! Fra non molto la potrai vedere con i tuoi occhi. Ok. Se riuscissimo a farla scendere, potremmo usarla per arrampicarci. Ah, ci pensa Gamora. Ottimo, quel coso è il nostro biglietto per salire. Forse. Beh, è una possibilità. Magari prova qualcos'altro. Forse il filo, Gamò. Aspetta, Gamò. Facci vedere come balli, Gamora. Oh no. Guardate e imparate. Metti alla testa. È al suo posto sul collo. Drax, posso sollevare oggetti pesanti? Drax, riesci a sollevare quel container? Questa e lo mettiamo qui. Questa è la forza di un guerriero catatiano! Puoi lasciarlo qui. Capito? Perfetto. Siamo ancora nella fase tutorial, ragazzi. So che è la seconda puntata, però dobbiamo imparare a giocare e come vi ho già detto prima... Ricorda questo momento, dovessi mai pensare di ostacolarmi. Ricorderò piuttosto quanto sei lento. Sarà sicuramente una figata. Beh, questi parlano. Allora, se ci pensate, tutti hanno delle mosse clamorose. E per il momento Peter è il più scarso. È sicuramente quello un po' più parloco. Rocket, forse ha localizzato il nostro mostro. Non sappiamo neanche come è fatto. Le informazioni erano molto vaghe. Non erano vaghe, erano brigadini. Però un carinissimo piccolo. Forse abominio da incubo. Lady Elvender è una celebre guerriera. L'esemplare ideale dovrebbe rispecchiarne il potere. Appunto, una roba terrificante. Dissento. La forza ispira amore. La mia Camaria e sua madre erano due delle persone più forti che abbia mai conosciuto. Forse saremmo andate d'accordo. Scommetto sarà carinissimo.
Alle donne piacciono le cose carine, no? Sì. Tutte le donne dell'universo perdono il controllo di fronte a un esserino morbidino. Lady Hellbender è una femmina eccezionale. Desidera senz'altro una creatura delle più degne. Non hai mai visto un cucciolo di lontra giocare con le sue manine? Non posso negarlo. Vabbè, questi si stanno facendo i loro discorsi. Allora, signori miei, che abbiamo lasciato qua? Leggiamo un po'. Questo posto, non lo so, è troppo silenzioso. Sono d'accordo. Come una chiesa. Una tomba, è vero, Gamora. Quando i Chitauri hanno distrutto... Una tomba? Sì. Abbiamo viaggiato per 15 rotazioni in cerca di un guaritore. Ogni notte... Una tomba. Le due non si escludono a vicenda. Visto cosa resta di un pianeta dopo il passaggio di una di queste navi? Scavavano interi pianeti. La guerra imponeva di ottenere risorse rapidamente. Molti sistemi ormai sono macerie che vagano per lo spazio. Erano sistemi disabitati. Dipende da chi stava scavando. Attenzione! Ok, Will, ottimo tempismo. Abbiamo compagnia. Siamo tutti? Sì che siamo tutti. Dell'ultimo martello? Non l'abbiamo installato. Questo posto l'unica di nostri. Allora ragazzi, usiamo Groot che li ferma. No, perché ho fatto Rocket. Rocket, alzati. No, stanno tutti per terra. Che è successo? Ma perché stanno già tutti a terra? Adunata. Ah, ok, perché è un tutorial, ecco. Una volta riempito l'indicatore, chiama la donata. Guardate che figata, ragazzi, eh. Peccato che siamo in modalità streaming e quindi non ci sarà la musica quella figa, però. A donata. Ragazzi, tutti qui! È il time out, sostanzialmente. Sono praticamente ovunque. Ridono di noi. Tuttavia, non possiamo ritirarci. Nessuno vuole ritirarsi, bestione, ma lo ammetto, là fuori è inquietante, Quill. Sono spaventati, ragazzi. Ridono di noi. Bastardi a sinistra, bastardi a destra. Allora è il momento di affrontarli a testa alta e di distruggerli. Siamo eroi da sbeffeggiare? No! Piuttosto sarò io a ridere di loro. Chi è con me? Vai, l'ho fomentati, ho scelto le parole giuste. In pratica, ragazzi, se diamo la risposta giusta, tutti i guardiani ottengono un potenziamento ai danni. Con la risposta sbagliata lo riceviamo solo noi. In ogni caso, tutti vengono rianimati e si va alla lotta. Mo so cozze varie. Allora, Groot, tienili tutti. Ok, li sta tenendo. Vai! Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Sei stato bravissimo. Vieni, becca questo. Ora, questi qua, ragazzi. Ha ragione. Sono appena scarica d'adrenalina. È l'allenamento che preferisco. Bravissimi! Nonna, ragazzi, ma li one shot! Dai, li one shot, guarda! E possiamo spammare sostanzialmente! Tagliamo sotto! Così va molto meglio! Devo ammettere che sono d'accordo con l'assassino! Scusa se ho scoppiato i tuoi sogni! È come far fuori i bomboniere! Epico! Fatti avanti, mostro! Il ritmo della battaglia mi rende gonfio! Non volevo saperlo! No. Forza, l'ultimo martello va poco più avanti. Come lo sai? I miei sensi rilevano anche le più flebili vibrazioni. Davvero? No, lo sto seguendo sullo schermo. Cavolo, ragazzi, è stato un bello scontro. Però è un peccato con la musica. Chi lo dice che ho attivato qualcosa? Se la sarà chiusa alle spalle Miss Morte. Scusami?
Vai, Rocket, a quanto pare funziona ancora. Fa un tentativo, Rocket. Attenti, genio al lavoro. Abbiamo un punto abilità da spendere, eh? Tanto questi si stanno prendendo in giro. Miracolo. Questa roba l'ha costruita gente che va in giro a bucare sassi nello spazio. Devo ammetterlo, quel parcheggio è un capolavoro. Thanos non tollerava le imperfezioni. Will invece è molto tollerante. E Thanos, penso che se gli parcheggiavi la navicella male... Le mie lame desiderano incontrare il mostro. Ricordate, va catturato vivo, niente incidenti. Non voglio che succeda come su Yormont. Eccoci, ultima fermata. Vedo l'ora di uscire da qui. Questo posto sembra sul punto di crollare da un momento all'altro. E io di incontrare il mostro. Pensavo ti interessasse conoscere la cliente. È una rispettabile collezionista. Sta funzionando? Sì, sì, non temere, zuccherino. Zuccherino. Sta funzionando? Cosa? A me sembra che sia rotto! Non è rotto per niente! È normale che faccia questo rumore! Di che rumore parli? Voi non lo sentite? Che cosa? Pensiamo al mostro. È nascondino? Oh, è velocissimo! Guardatevi le spalle! Potrebbe essere velenoso! No! Ci pagherebbe ancora di più! Non posso usare il rilevatore! Che vuol dire che... Vabbè. Puoi ripararsi! Bella pensata quella! Esatto, stavo dicendo, scusa, distruggiamo tutto! Non ci saranno più nascondigli! Non aspettava più grosso! Le dimensioni non contano! Vero. Molta. Azzoppate quell'affare, coraggio! Ma più dove nascondersi? Può sempre fuggire. Dobbiamo cercare di rallentarlo. Groot, vialo! Ma è un lama. Lama spaziale! E quello lì che razzo è? Certamente non un mostro. Ma è un lama. Ma che cacchio. Adorabile. È più infeltrito di una capra asgardiana. Se portassimo questo essere alla regina dei mostri di Seknarf 9, ci deriderebbe. E se lo usassimo come esca? Non dovevamo fidarci di quei martelli. Cosa? Sono martelli di ultima generazione. È Mister Muscolo che si è lanciato contro la prima cosa. Ho ben più di un muscolo, sai? Ma che... Vedete anche voi quello che vedo io? Ma... cacchio, sì, un pesce! Quello lì è un mostro! Ma quale voleva Lady Hellbender? Questo? D'accordo. Il riscaldamento è finito. È il momento di catturare un mostro. E diventare ricchi. Acanti! Oh, porca zozza! Come lo buttiamo giù questo? Ah, quell'entità! Quello è così. Non un robot delle pulizie. Oh, ragazzi. Questo posto cade a pezzi. Dobbiamo andarcene, ora! Dannate instabili rovine! Rax, via!
nostro mostro. Se riesci a scappare tutto intero, allora hai sbagliato qualcosa, perché sei dovuto scappare. Beh, effettivamente, ragazzi. Dimmi che non sono i Nova Corps. Non i Nova Corps. Sono i Nova Corps. No, Guardiani della Galassia. Ragazzi, inizia ora la nostra avventura. Ci hanno beccato i Nova Corps. Oh no, è arrivata la Vula. È una nave pattuglia. Denominazione Alas Hope. Peccati, capitolo 2. C'è una cosa che devo fare, torno subito. Che devi fare, ragazza? Dobbiamo liberarci di quell'animale, subito. Dico sul serio, Peter, se rimani sulla nave, finiamo tutti in galera. Nessuno finirà in galera, è un innocuo lama dello spazio. Innocuo? Ti ricordi Inakubi? Non direi no. L'hanno carbonizzato perché un idiota ci ha contrabbandato un Exolon. Espellerò la bestia nello spazio. Ehi, nessuno espelle un cavolo, ci fa sembrare colpevoli. Potrebbe trasmettere il morbo di Zefron. È per questo Draxlon nasconderà nel vano di carico segreto dietro le piante di Groot. Peter Jason Quill. Sono serio, il secondo nome. Ehi, Corel! Come va? Quanto tempo è passato? 2-3 anni? Ti trovo bene. Sei abbronzata? Sei caduto in basso, più del solito. Corel, ascolta, non è come sembra. Che sei un rigattiere che ha violato l'area d'accesso più limitato dello spazio? In compagnia di ladri e assassini, a quanto pare. Ehi, uccidere per soldi non è omicidio. Piacere. È una storia divertentissima. Il navigatore è impazzito e ci ha portati nella zona di quarantena. Oh, tutta colpa del navigatore. Che cosa posso dire? Ci siamo accorti dell'errore, abbiamo cambiato rotta e sei arrivata tu. Certo. Peter Quill, ho trovato questi oggetti nel vano di cui mi hai parlato. Non c'era più spazio per l'altra cosa e questi. Peter Quill, del pianeta C-53. Ai sensi della legge galattica ZXP-47, dichiaro te e il tuo equipaggio in arresto. Scusa, posso richiamarti? Dimmi che non è una cassa di roba super illegale. È una cassa di roba super illegale, che si dà il caso che sia anche molto preziosa. Sul serio? Cosa? Siamo su una nave Ravager, anche le stupide paratie sono rubate. Non possiamo tenerle entrambe. Espellerò la cassa nello spazio. Espelli la cassa e ti sciolgo la faccia! Le armi della Milano sono vecchie di 4 generazioni, Quill. Quella roba ci serve di più che uno stupido animale da fattoria. L'animale da fattoria potrebbe essere un biorischio di classe 3. Puoi finire nel kill. Nascondiamo il lama. Nascondi il lama. Cosa? È tutta la mia roba. Rocket, conosco Corella. So di poterla convincere a chiudere un occhio sulla tua roba, ma ha un potenziale biorischio. Sì, sono bravo, ma non così bravo. Ti sei fatto uno sbirro? All'epoca non era uno sbirro, il punto è che è una vecchia fiamma. Dovete solo fidarvi di me. Io sono Groot. Vabbè ragazzi, quello era un biorischio. E quella è la sua squadra d'abordaggio. Esatto. Ho pensato delle armi, bene o male, su, dai, siamo contrabbandieri, no, te lo aspetti. È meglio nascondere il lama, perché se ci beccano con un lama, forse la fregata stellare dei Nova Corps da qualche parte nella galassia di Andromeda. Se potessi parlare col centurione Corel. Taci, prigioniero. Il comandante non ha tempo da perdere con pirati della vostra risma. Non siamo pirati, siamo eroi mercenari legalmente costituiti. Sì, proprio così. Controlla nell'archivio, zucca di latta. Nova Corps, permesso di licenza 67398/2. Giardinieri della galassia. No! Cosa? No! Rocket! Beh, ho detto a Groot di riempire i moduli. L'ho corretto nella postilla. Non siete sicuramente gli eroi più famosi sulla piazza, ma rientrate di certo nella top 5 dei nomi più fichi. Membri in attività. Groot, Flora Colossus. Ultimo della sua specie, intrepido e amico migliore dell'universo. Rocket, vero e proprio supergenio e mago degli esplosivi, di certo non un procione. Gamora, è la figlia adottiva di Thanos, donna più letale della galassia. C'è altro da aggiungere? Drax il distruttore,
spietato pluriomicida ed eroe della guerra galattica. Tipo scontroso. Ultimo e meno importante, Peter Jason Quill. Tutto qua. Non hai scritto altro. C'era un limite di caratteri. Ecco, devo solo... Cadetto Gold, cosa ci fai qui? Non lo sai, davvero. C'è scritto qua. Training schedatura prigionieri. Sono una recluta. Non sei un po' giovane per i corps? Non sei un po' vecchio per quei capelli? Meglio verificare con il capitano. No. No, ha firmato lei, naturalmente. Sai, è precisa se deve firmare roba. Se posso, signore. Il vero problema qui è la norma 7A sulle calzature dei prigionieri. I suoi stivali razzo sono in palese violazione. Sono decorativi. Ottimo, cadetto Gold. Ottimo, addio al piano B. Non ci serve un piano B, lasciami fare. No! Tu non fai un bel niente, pirata. Tu obbedisci. E ora è in riga.